Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova video ricetta. Oggi insieme proviamo a fare i gnocchi alla sorrentina. L'occorrente per questa ricetta sono, allora, sicuramente una confezione di gnocchi di patate. Questa è da 500 grammi e io la userò tutta per due persone, perché a noi piacciono particolarmente i gnocchi, quindi li usiamo 500 grammi. Potete usare qualsiasi tipo di gnocco, l'avevo fatti anche con i gnocchi di zucca e anche con i gnocchi di spinaci, vengono comunque molto buoni. Poi una passata di pomodoro, noi usiamo questa qua Mutti, semplicissima, uno scalogno per andare a fare il soffritto, una mozzarella, noi la usiamo tutta e questa è da... non c'è scritto, comunque è una mozzarella intera, ah sì, 125 grammi, un po' di olio, sale, un po' di basilico per il sugo e tutto qua gli ingredienti. Adesso iniziamo la lavorazione. Allora, la prima cosa che vado a fare è quella di tagliare lo scalogno per andare poi a fare il soffritto. Ho trovato questo coltello della Tescoma, che devo dire che è una cosa eccezionale, taglia anche quello che non deve tagliare, che l'altro giorno ho calcolato male e mi sono tagliato giù un'unghia. Ok, faccio un bel po' di scalogno e lo vado comunque a tagliare fine, anche perché io poi lo lascio dentro nel sugo, e però lo faccio soffreggere per bene in modo che comunque non rimanga crudo. E adesso, una volta che ho soffritto, che ho tagliato, vado a preparare l'olio. Ho acceso sotto il fuoco nella pentola, adesso ci metto un po' di olio e lo faccio scaldare un po' per poi aggiungere lo scalogno per andarlo a soffriggere, e lo soffriggo per un bel po', in modo che comunque una volta che poi andrò a mettere dentro la passata non rimanga bello crudo, perché a me sinceramente non piace, quando vado a mangiare una pasta, sentire comunque l'aglio crudo, la cipolla cruda, è una cosa che a me non piace. Vado a fare tutto il mio scalogno e mentre frigge, mescolo un attimo, mentre frigge vado a prepararmi. Allora, prima che l'aglio diventi comunque tutto nero, adesso vado ad aggiungerci un po' di passata, perché altrimenti l'aglio nero a me non piace. Sì, bruciare l'aglio e lo scalogno equivale poi a toglierlo, perché vado ad aggiungerci la passata, mescolo mescolo e ci vado ad aggiungere un po' di acqua, e così lo rendo un po' più liquido e qua ho aggiunto un po' di acqua e adesso lo faccio andare in modo che soffrigga ancora un po' e si cucini un po'. Ecco qua. Ok, ho messo su, come potete notare, l'acqua per i gnocchi, salata e tutto. Adesso ho abbassato un po' sul sugo e vado a metterci un pizzico
di sale, perché ci vuole, do una bella mescolata, e poi vado a metterci un po' di basilico. Allora, io solitamente metto il basilico, quello fresco, che io ho qua in terrazza nella pianticella, ma purtroppo ultimamente qui da me ha fatto un temporale dietro l'altro con grandi portate di vento e l'ha praticamente rovinata la pianta, quindi non abbiamo più il basilico fresco. Allora io vado a mettere questo, che comunque è secco, ha lo stesso identico gusto, ma nulla a che fare con quello fresco, ovviamente. Mescolo e lascio comunque fuoco basso. Tra qualche minuto vado a inserire già qualche pezzetto di mozzarella in modo che si sciolga bene e dia un boom, e che si sciolga in modo che prenda un bel gusto questo sugo anche di formaggio. Potrei già inserire qualche pezzettino, perché comunque la mozzarella deve essere anche abbastanza sciolta. Poi lascerò anche qualche pezzo intero perché per metterlo alla fine. Però intanto adesso ci ho messo dentro i pezzettini, aspetto che l'acqua bolle per mettere dentro i gnocchi. Il sugo è praticamente pronto e ci vediamo tra un po'. Ok, vedete, ho messo i gnocchi, ho aggiunto il sugo, adesso vado a mescolare piano in modo che non si sfaldano i gnocchi e non venga un grandissimo pastone. Se eventualmente mi serve ancora sugo, la me ne è cascato uno, lo aggiungo, e poi ci vado a mettere la mozzarellina cruda direttamente sopra il piatto in modo da dare un po' un contrasto tra caldo e freddo. Adesso vi faccio vedere i piatti pronti. Ecco qua ragazzi, il piatto pronto, i gnocchi e sopra ho messo la mozzarella cruda. Spero che questa ricetta vi possa piacere, se la provate a fare magari mi lasciate un commentino. E ci aspettiamo al prossimo, e vi aspetto al prossimo video ricetta. Ciao a tutti! Allora, ho buttato i gnocchi nella pentola. Adesso devo appunto aspettare che qualche minuto che vengano a galla. Qui il sugo è abbastanza pronto. Io alzo un pelo in modo che la mozzarella si sciolga ancora meglio. E poi appunto non mi resta che versare i gnocchi nel recipiente e sopra un po' di sugo, perché non butto i gnocchi qua dentro per due motivi. Uno, perché il sugo comunque è tanto e quindi i gnocchi andrebbero a galleggiare letteralmente nel sugo. E due, perché una volta che io tiro su i gnocchi con una spatolina apposta, vado anche a prelevare vado anche a tirare su dell'acqua e buttare dentro qua sul sugo ancora acqua viene comunque una grandissima esagerazione. Allora appunto così. Adesso è salito il primo gnocco, come vi posso fare vedere, io adesso li prelevo e li metto qua. So che con la mano sinistra mi è un po' difficile la faccenda, vabbè, faccio tutto e poi vi faccio vedere alla fine.